Qui abbiamo il camion della spazzatura che poverino non riesce a lavorare ad avvicinarsi ai bidoni della monnezza perché un signor genio ci ha parcheggiato davanti. E così i netturbini hanno ben pensato di vendicarsi lasciandoglieli tutti attorno all'auto. Mai mettersi contro i netturbini! E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo! Il burrino più cringe del web! Gli esseri umani sono creature meschine e vendicative. Elaborano piani dettagliati di vendetta. E una volta fatta pubblicano persino le immagini della condanna sui social. E oggi andremo a vedere alcune piccole vendette verso persone che, per alcune direte voi, sono meritato. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Qualcuno ha provato ad addentare questo toast preparato probabilmente dalla moglie, dal marito, dal coinquilino rompipalle e non gli ha tolto la confezione della sottiletta. Voi direte, vabbè, si è dimenticato, dai. No, infatti sulla sottiletta c'è proprio scritto "non mi dispiace". Abbiamo aspettato 30 minuti senza servizio. Qui gliel'hanno proprio scritto col ketchup. Ma se avessero avuto una penna e una tovaglietta di carta avrebbero scritto lì, eh. Pensate sempre a male. Fermati adesso, non inviare email a mia moglie. Ecco, questo torna a casa, sarà l'amante della moglie e se ritrova sta scritta che pare un film horror. A questo punto bastava scrivere "so cosa hai fatto". Questo arrogante ha parcheggiato nei posti riservati all'autobus eppure a cavallo della striscia. Ecco, lo hanno bloccato così. Poi quando torna a recuperare l'auto, lo riempiono pure del ponte. Oh, questo ha parcheggiato in orizzontale occupando pure due posti. E lo hanno bloccato sia a destra che a sinistra. Mi piace quando la vendetta è frutto di collaborazione. Questo si vendica farcendo le bombe con la mostarda. E poi questa la conosco, è una mostarda inglese che è particolarmente boccante. Non sappiamo che cosa ha fatto il malcapitato per meritarsi questo, ma mi piace pensare che giustizia è stata fatta. Questo ha parcheggiato sulle strisce pedonali e gli hanno smarmellato tutta l'auto. Spero che ne sia valsa la pena. Questa sarà stata tradita e ha lasciato questo messaggio sull'auto del suo ex. Oh, qui ha incelofanato tutta l'auto. A leggere qua sotto pare che questa educata ragazza ha incelofanato tutta l'auto del suo ex. Educata perché non ha rotto niente, ha solo reso difficile l'entrata in auto. Qualcuno è rimasto scondendo del servizio e ha lasciato il conto dentro un bicchiere pieno d'acqua capovolto. Ora, quello che ha escogitato sta vendetta non è che brilla proprio d'intelligenza, perché basta capovolgere il bicchiere col piattino e recuperi le banconote, le asciughi e via. Poi magari il cameriere è tondo, alza il bicchiere e fa un casino. Beh, qua ci sono andati giù pesante, eh? Allora, questo ve lo devo spiegare, l'ho preso da un articolo che spiegava da come quest'uomo deve versare i soldi mensilmente alla ex moglie per gli alimenti. E ha stampato apposta per lei questi assegni dove ci stanno le immagini di lui con la nuova moglie. E su ciascun assegno c'è scritto "mai stato così felice, amo mia moglie". Quando c'hai i soldi e la creatività puoi fare tutto. Una piccola smart tende di ostacolare l'ingresso a questa jeep che ha occupato ben tre posti. Questa ragazza mi ha appena detto che ha un fidanzato la mattina dopo. Scusa se te lo dico così, ma io lo vorrei sapere se fossi in te. Scusa fratello. Questo gli ha lasciato il messaggio sotto la tavoletta del cesso che tutti gli uomini normali alzano per fare la popò. Io vado a periodi. Alza la tavoletta e trova sto messaggio. Qualcuno deve aver parcheggiato nel posto sbagliato del supermercato e i dipendenti lo hanno bloccato così. A voglia mettere le monetine per liberarsi di tutti sti carrelli? Beh, preparare una specie di piadina per qualcuno mettendoci il cibo per gatti, che magari è buono. Oh, che ne sai, tu l'hai provato? Scrivetemi nei commenti se volete che faccia un video provando cibo per gatti. Ma scherzavo, non scrivetelo, ve prego. Qui il messaggio è molto chiaro, però mi chiedo quale folle abbia perso tutto sto tempo ad appiccicare tutti sti post-it. Fai le bombolette e via, no? Vabbè, è stato gentile, non ha voluto rovinare l'auto. Buongiorno, a chi ho gustato la mia crema di caffè tutta la settimana? Sorpresa, hai bevuto il mio latte materno. Spero ti sia piaciuto. PS, è organico, non ti preoccupare. E il latte materno è pieno di proprietà benefiche. Ti è andata bene. Questo ha parcheggiato sulle strisce gialle eppure a cavallo della striscia. E ci hanno messo accanto un carrello che in realtà gli hanno proprio fissato con il laccetto. Allora, questa secondo me è la più bella. Quest'uomo è un genio. Praticamente ha preso il vestito da sposa della ex moglie e per vendicarsi ha postato varie foto dove si vede che lo usa in varie situazioni. Per non sporcarsi e aggiustare l'auto, per portarsi dietro il barboncino, dal barbiere, ci fai pupazzi, lo trasforma in amaca. È un genio. Prova ad addestrare il tuo cane a fare questo. Cioè, pulire la propria cacca. E il cane offeso la fa proprio sul cartello. Qua hanno bloccato qualcuno dentro accesso chimico. Un ragazzo mi ha detto vaffanculo quando gli ho chiesto di spostare il suo camion. Ora resterà chiuso dentro al bagno fino a quando non imparerà le buone maniere. E se scuserà per essere stato uno stronzo. Fatto.
Molto bene. Questa foto è molto cinematografica. Qualcuno ha scaricato la spazzatura in mezzo alla strada e quest'uomo ha raccolto una busta dalla spazzatura dove si legge l'indirizzo della persona incivile. Così gli ha riportato tutta la spazzatura davanti a casa sua. Un cane randagio è stato preso a calci da un autista e il cane torna con un branco di amici per distruggere la sua auto. Questa è una storia commovente. Instant karma, sta foto non c'ha bisogno di essere commentata. Mai abbandonare un cane dentro l'auto, per fatela pagata e scagazza tutto. Questo si è fatto un bel tatuaggio della propria ragazza, ma poi si sono lasciati e ci ha fatto fare qualche piccolo ritocchino. Ecco qua, questo te meriti per aver parcheggiato occupando due posti. Beh, quando tra vicini non scorre buon sangue. Questo ha fatto costruire sta scultura che è rivolta proprio verso il vicino, che la mattina quando si alza vede st'opera d'arte. Per oggi è tutto. Ricordatevi di pensarci due volte prima di fare i brocchini. Spero di avervi fatto venire anche qualche idea. Per qualche piccola vendetta. Eccovate da tempo. A volte certe persone meritano proprio. Scrivetemi nei commenti se anche voi sinceramente avete messo in atto qualche piccola vendetta verso qualcuno. Mi piacerebbe sapere anche cosa in particolare. Condividiamo tutti insieme le idee. Saranno utili a tutti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like per sostenervi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Babule!